Buonasera a tutti, qui siamo Video Game Spotted e siamo qui per leggere una creepypasta. Io, per chi non lo sapesse, noi siamo Dom e Duke. Esatto, salve a tutti. E Dom stasera ci leggerà una creepypasta che si intitola Dead Bart. Dead Bart. Beh, parla di un episodio perduto dei Simpson, abbastanza inquietante. Beh, andrò a leggerla adesso. Allora, bene, cominciamo. Sapevate che la Fox ha un modo molto strano di contare gli episodi dei Simpson? Tu lo sapevi, Fra? No. Ok, continuo. A volte dimenticano di contare un paio, rendendo insensato il numero totale degli episodi. La ragione di questo sta in un episodio perduto della prima stagione. Molto interessante. Trovare dettagli riguardo l'episodio mancante è molto difficile. A chiunque vi abbia lavorato non piace molto parlarne. Per quello che si è riuscito a ricostruire, l'episodio perduto sarebbe stato scritto interamente da Matt Groening e durante la produzione della prima stagione Matt incominciò a comportarsi in modo strano. Era molto silenzioso, sembrava nervoso e quasi malato. Menzionare questo a chi lo ha visto di persona porta soltanto a farsi arrabbiare, a farli arrabbiare, scusate, e all'ordine di non riferirlo mai a Matt. Il numero di produzione dell'episodio era 7G44 e il titolo era Dead Bart. In aggiunta alla rabbia, fare delle domande riguardo a questo a chiunque abbia lavorato allo show l'indurrà a fare qualcosa, qualsiasi cosa per impedirvi di parlarne direttamente con Matt Groening. Ad un evento per i fan, ho provato a seguirlo dopo che aveva parlato con la folla per provare eventualmente a parlargli da solo mentre lasciava l'edificio. Non sembrava infastidito dal fatto che lo seguissi, probabilmente deve aver pensato di avere semplicemente a che fare con un fan ossessionato. Tuttavia, però, quando ho menzionato l'episodio mancante, è impallidito di colpo e ha cominciato a tremare. Quando gli domandai se volesse fornirmi altri dettagli, sembrava quasi sull'orlo delle lacrime. Ha tirato fuori un pezzo di carta, c'è scritto sopra qualcosa, e poi me l'ha dato. Mi ha pregato di nominare quell'episodio mai più. Beh, ci sei fino a qua, Fra? Benissimo. Sì, molto Sì, direi di interessante si sì. sta facendo. Allora, il biglietto che mi ha dato conteneva un indirizzo web che non scriverò per ragioni che capirete tra pochissimo. Ho digitato l'indirizzo. Mi è apparso un sito completamente nero, ad eccezione di un testo giallo, un link di un download. Ho cliccato ed è iniziato il download di un file. Una volta scaricato il file, il mio computer ha cominciato a dare di matto e il virus peggiore che avessi mai visto. Il ripristino del sistema non funzionava, l'intero computer era ormai da buttare. Prima di farlo, però, ho copiato il file su un CD. Ho provato ad aprirlo sul computer svuotato e, come sospettavo, era un episodio di Simpson. L'episodio. Beh. Oh cacchio. Oddio. L'episodio è cominciato come tutti gli altri, ma la qualità delle animazioni era davvero pessima. Se avete visto l'animazione originale di Some Enchanted Evening, l'ultimo episodio della prima serie, l'avreste trovata simile, ma anche meno stabile. L'inizio era perfettamente normale, ma il modo in cui i personaggi si comportavano era abbastanza, beh, come dire, strano. Homer sembrava più arrabbiato, Marge depressa, Lisa ansiosa e Bart sembrava nutrire un autentico odio verso i suoi genitori. In quell'episodio i Simpson facevano un viaggio in aereo e verso la fine del primo atto l'aereo stava precipitando. Bart stava cazzeggiando, come da copione. Comunque, quando l'aereo era arrivato a tipo 50 piedi d'altezza dal suolo, Bart ha rotto una finestra ed è stato risucchiato fuori. All'inizio della serie, Matt era dell'idea che l'animazione del mondo di Simpson rappresentasse la vita e che la morte avrebbe reso tutto più realistico. L'idea è stata utilizzata in quell'episodio. La figura del cadavere di Bart era a malapena riconoscibile. I disegnatori ne trassero in pieno vantaggio perché non dovevano animarlo e realizzarono un disegno del cadavere realistico quasi quanto una foto. Il primo atto finiva con l'inquadratura del cadavere di Bart.
Quando è incominciato il secondo atto, Homer, Marge e Lisa erano seduti intorno a tavola e piangevano. Il pianto continuava senza fermarsi e man mano che proseguiva diventava più realistico e più addolorato, uno dei migliori doppiaggi che avessi mai sentito. L'animazione perdeva progressivamente qualità mentre piangevano e si potevano udire dei mormorii di sottofondo. Il pianto continuava per tutto il secondo atto. Il terzo atto si apriva con uno screenshot che diceva che era passato un anno. Homer, Marge e Lisa erano scheletrici e non c'era né segno di Maggie né degli animali. Decidevano così di andare a far visita alla tomba di Bart. Springfield era completamente deserta e man mano che si avvicinavano al cimitero le case si facevano più decrepite, sembravano tutte abbandonate. Quando arrivano sulla tomba, il corpo di Bart giaceva di fronte ad essa, esattamente identica a come si vede alla fine del primo atto. La famiglia incominciava quindi a piangere di nuovo. Se mai si fermavano, guardavano semplicemente il cadavere. La camera zoomava sul viso di Homer. Secondo i riassunti, Homer avrebbe fatto una battuta in quel punto, ma non si sente nella visione che ho visto io. Non posso dire che cosa abbia detto. Lo zoom quindi si allontanava chiudendo l'episodio. Chiudendo l'episodio, scusate, ho perso il filo. Ok, scusate. Le tombe sullo sfondo avevano incisi sopra i nomi tutte le guest star dei Simpson. Di alcune non si era sentito parlare nell'89, altre ancora dovevano comparire. Su tutte c'era la data di morte. Delle star che sarebbero morte dopo, tipo Michael Jackson, George Harrison, c'era la data esatta della loro morte. Potreste provare ad usare le pietre tombali per predire le morti delle guest star dei Simpson ancora viventi, ma c'era qualcosa di strano sulle tombe di quelli che non sono ancora morti. La loro data di morte è esattamente la stessa. Beh, che dire? Commenti? I commenti a te, Duke. Oh my God. Sì, È diciamo che in molto realtà inquietante mi ha rabbrividito questa molto, pasta, però è sinceramente. veramente bella. Sì, lo puoi trovare su YouTube. Sinceramente Sì, vorrei sono anche andato a vedere vedere l'episodio. praticamente poco fa. Ne puoi trovare diversi spezzoni. Ti Davvero? giuro che è inquietante. Simpson Dead Bart. Va bene. Come devo Va bene, scrivere comunque Simpson? sia, diciamo che questo primo racconto creepypasta è tutto. Da Diom e da Diom. Da Dom e Duke è tutto. Se vuoi fare i saluti, ciao ciao e diciamo alla prossima ragazzi. Ciao ciao.